Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Hola, come state? Naturalmente spero bene, fa caldo oggi, non ci sono problemi. Ben connessi, gentilissime amiche, ben connesse, gentilissime amiche, sono femminili, l'aggettivo deve essere femminile, ben connessi, gentilissimi amici. Allora, a distanza di qualche giorno, commentiamo il dopo Spezia-Frosinone, che era la gara di ritorno per salire in Serie A, la finalissima di ritorno dei playoff in Serie B. Ringrazio la regia Emanuela Fastini, che è sempre pensata e diligentissima, perché mi ha dato il foglio della partita, le occasioni mancate dall'una e dall'altra squadra. Sembrerebbe che questa partita l'abbia impostata meglio il Frosinone, meglio dello Spezia, però per via di questo regolamento, che deve essere accettato sia quando viene a favore sia quando viene a sfavore, siccome lo Spezia è arrivata nelle zone alte della classifica finale di Serie B e il Frosinone era arrivato all'ottavo posto, e il Frosinone aveva perso la gara di andata a Frosinone, e la squadra sociara avrebbe dovuto vincere alla Spezia con almeno due gol di scarto. Allora, vista come è andata, era meglio perdere 2-0, 3-1, 2-1, pazienza, ci hai provato, lo Spezia è stato superiore. Ma essere rimandati in Serie B, cioè non salire in Serie A perché tu alla Spezia hai fatto solo 1-0 e questo punteggio non è sufficiente per poter salire in Serie A e hai ceduto il passo allo Spezia, rimane molta amarezza, molta delusione, molta mortificazione sportiva, no? Io ho sempre attaccato qua e là perché pensavo che non avesse esperienza sufficiente Alessandro Nesta, attenzione, attaccato da un punto di vista calcistico, visto dalla mia modestissima opinione. Ho visto che Nesta possedeva in embrione delle qualità eccezionali come allenatore, ma doveva fare ancora molta alta strada. Dopo aver visto la gara di ritorno Spezia-Frosinone, devo rettificare parzialmente il mio giudizio, perché Alessandro Nesta è un bravo allenatore. Alessandro Nesta, nonostante qualche defaianza, nonostante l'assenza di Dionisi, è riuscito a impostare molto bene la partita. C'è stato anche un pizzico di sfortuna, perché se entrava un certo secondo pallone, magari stavamo parlando della promozione del Frosinone in Serie A. Così non è stato, purtroppo. Andandolo a rivedere, oltre che il campione di Serie B, qui vediamo l'andamento delle due partite. Lo Spezia l'ha saputo amministrare meglio, Italiano è un allenatore che sta uscendo molto bene alla ribalta, vedremo poi lo Spezia che farà in Serie A. Ufficialmente è la prima volta che lo Spezia arriva in Serie A, però sono andato a vedere un attimo gli albi del calcio e, se non vado errato, nel 1943, ma chiaramente ci sono ampie riserve, quando c'era il campionato dell'Alta Italia, se non vado errato, qualcosa del genere, visto che si erano disputate un po' di partite, fu consegnato lo scudetto d'onore allo Spezia dell'epoca, perché, se non ricordo male, era primo in classifica. Quindi forse sarebbe il caso, nonostante che il campionato dell'Alta Italia è molto limitato, nonostante che il campionato di quell'epoca sotto la Seconda Guerra Mondiale lasciava il tempo che trovava, quindi ampie riserve, forse questo scudetto allo Spezia dovrebbe essere assegnato, però non è questo il punto. Il punto oggi come oggi è che c'è una squadra che ha festeggiato ed è contenta, che questa è lo Spezia, il suo allenatore italiano ha detto: noi siamo rimasti sorpresi, è un bel sogno che si tramuta in realtà, e vi dico tranquillamente che lo Spezia non ha rubato nulla nell'ambito delle due partite. Il Frosinone si è giocata la promozione in Serie A proprio Renato Stirpe, no? Al Benito Stirpe, chiedo scusa, ho cambiato nome di battesimo.
È lì che è stato l'incidente di percorso, quando lo Spezia Corsaro ha vinto per 0-1. Allora, dello Spezia poi avremo altre occasioni per poter parlare, no? E per quanto riguarda invece il Frosinone, io ho visto una squadra un po' macchinosa nella gara di andata, una buona squadra nella gara di ritorno. Cosa significa questo? Che se il presidente si mette a tavolino con Nesta, vedono di inserire 2, 3, massimo 4 innesti e di lasciar partire tutti quei giocatori che non ci vogliono più rimanere, probabilmente noi, non dico che avremo uno squadrone nel prossimo campionato di Serie B, ma avremo un valido antagonista, proprio il Frosinone. Perché la cosa più sbagliata oggi, la situazione più errata, sarebbe quella di buttarsi giù, e questo purtroppo è umano, ma di non pensare subito a risalire la china, perché questo campionato prossimo di Serie B si presenta molto interessante, se potrà essere svolto normalmente causa Covid, chiaramente. E oltre alla sorpresa Monza, che ha acquistato determinati giocatori a dietro Gagliani e Berlusconi, c'è l'Empoli, c'è il Chievo, e perché no, io ci metto anche il Frosinone per la lotta, chiaramente, per venire in Serie A. Poi qualche outsider, qualche sorpresa ci sarà come sempre, però l'errore da non commettere oggi come oggi di smantellare questo Frosinone e di ricominciare da zero. Allora, su queste semiceneri ancora bollenti, su questa delusione ancora cocente, caro Alessandro Nesta, caro presidente del Frosinone, cominciamo a rifare la squadra per il prossimo campionato di Serie B. E lo ripeto, il mio avviso è di uno sportivo normale, di un osservatore esterno. Ho criticato, calcisticamente parlando, diverse volte Alessandro Nesta. Stavolta Alessandro Nesta devo fare un applauso. E se questa è l'inizio, se questo fosse l'inizio di un lungo percorso di positività per l'ex capitano della Lazio, poi giocatore del Milan e oggi buon allenatore, ricominciamo con Alessandro Nesta a ricostruire la squadra frosinate. Tutti sotto, dal presidente all'allenatore, ai giocatori, a tutti quelli che compongono la società. E ai tifosi un appello, lo dico proprio io che già vi avevo detto che invece, vedendo il percorso della Serie B, lo Spezia meritava più del Frosinone di venire in A. Però, allora, cari tifosi, unitevi a questa squadra. Se c'è da criticare, criticherete, per carità, nessuno ve lo vieta, però cercate di stare uniti alla vostra squadra, perché questo Frosinone, magari non nel 2020 ma bensì nel 2021, potrebbe salire in Serie A, e sarebbe, se non vado errato, la terza volta. Poi bisogna mantenerla la Serie A, chiaramente, lì poi sarà un altro percorso. Però dopo la cocente delusione, dopo l'amarezza che è immensa in tutti i tifosi del Frosinone, in tutti i dirigenti, in tutti i simpatizzanti e anche noi esterni qui della Regione Lazio, che pensavamo che la nostra regione potesse avere in Serie A la terza squadra, invece ce l'ha la Regione Liguria. Allora, rimboccatevi le maniche, mi raccomando, non buttate all'ortiche quello che di buono avete costruito, avete fatto, mettetelo in cascina e cercate di progredire e di costruire un futuro migliore. Io ve lo auguro con tutto il cuore, spero di poter parlare dal prossimo campionato, quindi da settembre-ottobre, di un Frosinone in Serie B che viaggia col vento in poppa. Io spero che sia così, mi raccomando. Non depauperiamo un piccolo tesoro positivo che questo Frosinone comunque ha dimostrato di avere. Da questo piccolo tesoro, purtroppo non sufficiente per venire in Serie A, ricostruiamo una squadra, cerchiamo gli innesti più idonei per fare un eccellente campionato di Serie B. E un appello al presidente del Frosinone: se ha quei 2 o 3 giocatori di cui certi giornali parlano, che si sono stancati di stare in questa squadra, li lasci andare, li venda a un prezzo veramente positivo, oppure li usi, li utilizzi, chiedo scusa perché si parla sempre di persone, come pedine di scambio per avere altri giocatori che sono propensi a venire a giocare nella città.
da giocare, che hanno le motivazioni per mettersi in mostra, per mettersi in vetrina e per portare di nuovo il Frosinone in Serie A. Questo è un augurio che parte dal cuore, da un esterno osservatore. Da parte di Roberto De Angelis e tutti, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento. Oh, attenzione, poi non è tutti, è tutto. La calma è arrivata ed è giusto che io abbia parlato con qualche giorno di ritardo, e come dico io, ragazzi, buon fine settimana e come al solito, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.